Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Scratch, ben ritrovati, settimana pimpante, siamo a settembre, quindi le lamentele del troppo caldo, insomma, ce le siamo messe via, un po' di fresco, e non è che sia già autunno, però la testa è là, abbiamo visto i mondiali e ce li siamo anche gustati, insomma, tanti appassionati almeno hanno potuto vedere qualcosa di sensazionale, e mi fermo qua, perché comunque... povero il nostro atleta, dimmi tu, cari Leni e Lazzaro. Beh, è stato un mondiale un po' dolce amaro, insomma, diciamo che Gerhard Kaeschbaumer aveva tutti i titoli per poter competere, a mio avviso non solo per la medaglia d'argento, ma anche per il mondiale stesso, perché con la mancanza di Mathieu van der Poel, che sta già pensando ai mondiali su strada, il lotto si apriva a più. Ci sono state tante critiche sulla gestione di gara, a mio avviso invece la gestione di gara di Gerry è stata perfetta, perché se partiva più forte come in Val di Sole c'era il rischio che magari saltasse, quindi era perfetto tutto. C'è stata un'altra polemica, se avesse avuto il salsicciotto magari rendiamoci conto di una cosa, esatto, ma poi tra l'altro rendiamoci conto di una cosa, che anche Flückiger e Tempier avevano forato, quindi come dice Martino Fruet, nel mountain bike ci sta, molto spesso non è sfortuna forare, ma è un insieme di cose, una guida sporca piuttosto che una traiettoria questo sbagliata, quindi non è come su strada, sai, che magari uno prende che ne so un vetro, lo rafora. In mountain bike, sai cosa ho avuto l'impressione io, perché ho visto proprio quando ha sbandato sulle rocce, probabilmente ha forato su Rock Garden, lui sì. E ne aveva talmente tanto ancora, perché se partiva forse mezzogiorno prima avrebbe potuto veramente vincere questo mondiale, ma ne aveva talmente tanta, talmente rabbia. È la stessa idea che ho avuto io, cioè lui ha cercato di fare questi due giri a fuoco per cercare di portare sotto, perché lui ha questi giri molto forti, anche in altre tappe di World Cup lui ha fatto il miglior giro, magari certo. Gli ultimi due o tre giri forse poteva partire leggermente prima per non essere proprio così al gancio, però teniamo conto che hanno tutti corso con pressioni molto basse, e questo è stato un po' il motivo di tutte queste forature. Però abbiamo visto un mondiale spettacolare sia per quanto riguarda le donne, con il trionfo di Pauline Ferrand-Prévot, che è ritornata ai suoi livelli. Mi pare che abbia vinto qualcosa nella carriera. Ha vinto di tutto, ha vinto su strada un mondiale, ha vinto nel ciclocross. Non lo sapevo. È un'altra poliedrica come Marianne Vos. Gli manca solo la pista. Ha vinto anche su strada. Ha vinto anche su strada un mondiale. Non l'avrei mai detto. E invece l'ha vinto anche su strada. E è tornata dopo una stagione con mille problemi ed è stato un po', a mio avviso, il leitmotiv di questo mondiale. Specialmente per le donne, perché Pauline Ferrand-Prévot è tornata a vincere un mondiale dopo una stagione difficile, come Miriam Nicol nel downhill, che alla terza gara di quest'anno ha vinto il mondiale, questo a significare le grandi doti di questa atleta. Ci sono state tante riconferme, perché alla fine, se andiamo a vedere, Nino Schurter comunque si è riconfermato il re al momento, che se ne dica. E tra l'altro, appunto, tutti dicono perché lui non fora mai, facciamoci delle domande perché lui non fora mai. Loic Bruny nel downhill con una run spettacolare, quarto titolo mondiale anche per lui. Tra le giovani, Sina Frey, la riconferma. Se mi permetti un attimo, no? Ho sentito anche un po' di critica anche sui social, non solo.
Sono matti, sono pazzi. No, non cioè, sono io ho capito, sono matti, ma se cascano questi sono ben protetti. No, cioè, allora, al di là di tutto, sfatiamo questo mito, abbiamo cioè, avuto... Se no, mi sembra che sia il fenomeno a baraccone. No, sai? No, no, allora, sfatiamo questo mito, uno sport come tutti gli altri, una disciplina come tutti gli altri, allora anche quelli che fanno slalom e certo. discesa libera sono matti, allora se uno ragiona giusto, così. Giusto. Anche perché l'abbiamo avuto più volte Alan Begin con noi qua, anche quando commentavamo le coppe per Bike Sono Channel. Grandi atleti. L'abbiamo, c'è un lavoro dietro di palestra, di core stability allucinante. Io ero a Livigno nel periodo in cui parecchi atleti reduci dalla Val di Sole stavano preparando i mondiali di Mont Saint-Anne, anche del downhill, e vi assicuro che fanno veramente degli esercizi in palestra allucinanti. Prima... Detto questo... Sono bravi, sono dei professionisti, stiamo guardando il campionato del mondo. Non è uno sport per chissà chi, possono farlo tutti, perché se ti ricordi quando siamo andati in Val di Sole abbiamo visto, e anche all'Alpecimbra 4 anni fa, bambini. Al di là, abbiamo visto dei bambini di 5 anni scendere dal bike park. E tu hai visto con i tuoi occhi Legna Lazzaro col maestro scendere, certo, quindi se sono scesa io posso scendere chiunque, ecco, ovvio ci sono dei track più difficili. Prima di collegarci con l'altra nostra ospite, gentilissima, vero, la mia Alessandra Cappellotto, chiudo con te su Bertolini, io una riflessione la farei, nel senso che, vabbè, il ciclocross noi lo adoriamo, però siamo insomma, un po' di parte. No, sì, no, però capisco, il ciclocross non fa, non ci sono le Olimpiadi e quindi credo che chiaramente paga dazio. Però vedo che grande difficoltà. Io spero che ci sia comunque alle gare, magari salta il super prestigio, perché comunque fare un calendario e partire dall'Italia tutti i venerdì, poi tornare lunedì, poi pensare alle coppe, eccetera. Ma lui aveva fatto tutto per andare alle Olimpiadi, mi pare. In questo momento adesso le qualificazioni si giocano come nazionale e in questo periodo, ovvio che se devo fare 3 nomi per le Olimpiadi, in questo momento penso ovviamente a Gerhard Kerschbaumer e ai 2 gemelli Braidot, non me ne vogliono gli altri, certo. Però i valori in campo sono di quelli. Tutta la coppa sono quelli. Insomma. Alessandra Cappellotto, intanto grazie per essere con noi, sei sempre bellissima. Beh, sai che il 50% ormai dei facenti parte alla federazione sono delle gomme, diciamo delle ruote grasse, l'altro 50% sono strada. Qualche domanda ve la state ponendo? Ma è da un po' che la federazione è attenta a tutti gli aspetti del ciclismo. Certo. Il ciclismo è molto cambiato, sta cambiando ed era inevitabile. Il traffico sulle strade è sempre maggiore, quindi si cerca giustamente un altro tipo, vari altri tipi di ciclismo che siano più... Anche alternativi. Alternativi, divertenti, fruibili anche... Ecco, io sono contento che tu sei qua perché comunque fai parte del sindacato dei ciclisti, no? E io parlo sempre di tutele. Io ho sentito qualche cosa anche nei social che hai detto basta i mondiali juniores, eccetera. Chiaramente era una... buttate, è una grande provocazione, non lo pensi nemmeno tu, ma come mai ti è venuta fuori quest'idea così dura di uscire fuori con il titolo? Forse il titolo di giornale si chiamerebbe Lo Strillo. Ma è una provocazione in effetti, però l'ho detto appunto per far pensare, perché c'è nel movimento soprattutto femminile una situazione abbastanza... di ragazze giovani che stanno vincendo tutto, per fortuna l'Italia è all'avanguardia, ma che poi con gli anni si perdono. E quindi quello che intendevo dire è proprio, non deve essere il campionato del mondo della categoria juniores il punto di arrivo per queste ragazze giovani. Deve essere un punto di passaggio, ma non certo un punto d'arrivo. Sono bisogna... d'accordo. Ma perché abbandonano? Continuiamo a dirlo, perché poi dopo noi... insomma... gira e rigira, rivoltiamo la frittata, ma è sempre quello. Io credo che manchino delle tutele, manchi un'organizzazione, una pianificazione di lavoro retribuito. Tante volte io sento anche a microfoni spenti, questo mi permetto di, mi assumo io la responsabilità, di ragazze, ma anche ragazzi che sono strasottopagati e quindi fanno fatica. Cioè io vorrei capire questo mondo per dargli un po' più di dignità. Perché non è più, siamo nel 2020, per cui è giusto... Ma adesso con la riforma del World Tour cambieranno, che inizierà nel 2020, cambieranno tantissime cose. I team World Tour hanno dei minimi salariali che aumenteranno di anno in anno, però nella categoria
che dovrebbe fare da cuscinetto, ci sono ancora tante cose da fare, per questo sia la federazione che l'UCA e che noi come sindacato stiamo dandoci da fare. Sai, ti faccio un paragone stupido, no? Come quelli che vanno a raccogliere i pomodori per 2 euro all'ora, no? Poi è chiaro che i rapporti tra privati eludono e scindono e sono diversi da quello che potete far voi. Potete anche caricare di tutele, ma credo che sia anche espressione culturale il fatto di approfittarsi del più debole, tra virgolette. A me è questo che mi piacerebbe capire, come mai sento tante polemiche intorno anche al mondo del ciclismo femminile, il fatto che comunque ci sono anche delle problematiche, vuoi perché il peso conta molto ancora, no? E anche questo, culturalmente, pregare il Signore che qualcuno capisca che perdere tanto peso poi alla fine può fare anche male alla salute, non per andare più forte. Ma diciamo che il ciclismo femminile sta crescendo e negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. E appunto perché sta crescendo e si sta evolvendo, cerca anche di copiare il fenomeno maschile. E quello che troviamo adesso tra i maschi sono questi atleti estremamente magri. E il ciclismo di 20 anni fa è completamente diverso dal ciclismo di adesso. E quindi questo si ripercuote anche nella categoria femminile. Certo che nella categoria femminile serve usare un po' più di attenzione, serve usare un po' più di maniere dolci, certo, con le donne, e quindi ci stiamo adattando, stiamo cercando di vedere tutte le... Lo capisco bene questo discorso, mi piacerebbe poi dopo noi, per quel che conta, possiamo parlare di queste cose come se fossimo al bar o in un buon salotto di casa, no? Quindi possono dire anche delle baggianate, mi piacerebbe poi invitare qualche psicologo, io ho già fatto in altre occasioni, quindi mi assumo la responsabilità di quello che dico nel senso di quello che posso sapere. Io ricordo che la bulimia o l'anoressia era fino a 20 anni fa poco conosciuto, fino a 30, pian piano si è venuto a conoscere perché era un po' una vergogna, no? Ed era l'80%, 90% le donne e un 10% di anoressici erano gli uomini, ma erano proprio casi eclatanti. E qua io vedo che dove la donna dovrebbe imporre il proprio trend, quello che abbiamo visto fino ad oggi con voi quando eravate atlete, ma anche con la pista, ragazze come la Pattaro, come la... mi viene in mente la Trentina, Paternoster, insomma ragazze che sono splendide, vivono la loro vita bene, e mi spiace che poi imitino i maschi quando sta diventando una moda che credo scellerata anche per loro, perché poi dopo peso, ma se non hai niente rischi veramente la salute, io parlo di salute, ma salute fisica. È indubbio comunque che soprattutto nel ciclismo su strada il rapporto peso-potenza conti sia fondamentale, quindi la differenza si fa adesso appunto sul peso, con l'alimentazione, però il problema che vedo io è soprattutto, per esempio, genitori che vorrebbero che le figlie diventassero campionesse già appunto a età giovanissima. Questo è quello che cerchiamo di... Mi viene male a me sentire queste cose, te lo giuro, mi viene male. Adesso io interromperei un attimo, perché il discorso è serio. Manderei gli italiani di triathlon, se sei d'accordo. Sì. E poi dopo riprendiamo questo discorso, pur facendo i complimenti ai 33 trentini e a tutta l'Alpe Cimbre in testa con la Daniela Vecchiato, che hanno organizzato qualcosa di stupefacente. Adesso lo facciamo vedere. Amici e appassionati di triathlon, siamo a Lavarone in Alpe Cimbra per il campionato italiano di triathlon cross, gara inserita all'interno del Tri Week, una 2 giorni
totalmente dedicata al triathlon, con il triathlon su strada al sabato e la gara di cross alla domenica. Triathlon cross vuol dire triathlon con la mountain bike, ma la prima frazione è sempre quella del nuoto. Con le immagini siamo alla partenza della gara uomini, più di quasi 200 gli atleti al via, con tutti i protagonisti della stagione internazionale di triathlon cross per quanto riguarda i nostri atleti azzurri. Quindi ci sarà anche una bella lotta, visto che i nostri titolati sono assenti per infortunio. Ci sarà una bella lotta per tutti gli altri per la conquista del titolo italiano. Fin dall'inizio erano due giri da 500 metri con l'uscita all'australiana, andremo a vederla poi. Fin dall'inizio è un duo che cerca di avvantaggiarsi nei confronti di tutti gli altri, con Francesco Nicolardi che è il primo ad uscire, eccolo qui dopo i primi 500 metri. Nicolardi, che normalmente è uno dei pronosticati per la frazione nuoto, meno forte invece per quanto riguarda la frazione bike. Tra i vari protagonisti dobbiamo tenere d'occhio Riccardo Ridolfi, che è uno dei papabili per questo successo. Riccardo Ridolfi che primi 500 metri ha un ritardo di circa un minuto nei confronti appunto di Francesco Nicolardi. Eccolo qua Nicolardi, che poi dopo gli ulteriori 500 metri esce dalla zona cambio in testa da solo e va appunto in T1 per prendere la mountain bike e affrontare i 26 chilometri su un tracciato molto molto bello, molto molto tecnico. E intanto Spagnolo, uno junior da tenere d'occhio, che potrebbe essere un outsider. Eccolo qua Spagnolo che inserisce le scarpe ed è pronto assieme a Tommaso Gatti ad affrontare questi 26 chilometri che ricalcano i tracciati in Alpicimbra di una delle gare più belle, più importanti, più storiche del panorama del mountain bike italiano, vale a dire la 50 e 100 km dei forti. Quindi la frazione di mountain bike per questo campionato italiano può essere determinante. Eccolo qui Nicolardi, che sente però da dietro il fiato di tutti gli altri contendenti. Gara donne che è orfana della Peroncini, la campionessa mondiale appunto di specialità, ma che ha delle giovani interessanti come Sandra Meinhofer, come Marta Menditto, come Matilde Bolzano, che è un atleta che ha cominciato nel mountain bike e si è spostata negli ultimi anni appunto nel triathlon cross. È diventata una pedina importante anche della nazionale del CT Galletti. CT Galletti che tra l'altro è anche in gara qui a Lavorone. Esce come per prima dall'acqua in questo momento Sandra Meinhofer, a circa una quindicina di secondi abbiamo Marta Menditto con un'altra veterana, Sara Tavecchio, quindi Matilde Bolzan che sta inseguendo. Questa è la situazione per quanto riguarda appunto la gara delle donne. Intanto vediamo appunto le prime donne che vanno a doppiare gli ultimi age group. Lo ricordiamo, nel triathlon gareggiano insieme sia le elite sia gli atleti master maschili e femminili, partono solo distanziati di tempo. Esce prima la Meinhofer dal nuoto con un distacco di circa 30 secondi Sara Tavecchio con Marta Menditto. Un po' più staccata invece a circa un minuto, eccola qua Matilde Bolzan. Sono queste diciamo le atlete che si possono contendere, valori alla mano, il titolo assoluto per quanto riguarda appunto il campionato italiano di triathlon cross. Questa gara tra l'altro era inserita all'interno del circuito cross, un circuito che ha ospitato le più belle tappe di triathlon cross italiano. L'assegnazione del titolo è avvenuta solo a luglio inoltrato, in quanto per maltempo non si era disputata la versione triathlon a Santa Teresa di Gallura. Meinhofer ha cambiato, è già partita in bici, è partita in bici anche Marta Menditto. Questa è Sara Tavecchio. Grandissimo il lavoro dei volontari della 33 Trentini Triathlon, comitato organizzatore. Intanto vediamo la Tavecchio che è già stata ripresa da Matilde Bolzan, quindi veramente velocissima la Bolzan al cambio. Silvia
Guerini poi parte subito dietro con anche Valentina Capovilla. Ricordiamo però che nel triathlon cross spesso la frazione nuoto non è così determinante. La gara uomini intanto ha avuto un po' di cambiamenti, perché davanti stanno rinvenendo fortissimi Filippo Galli, sta rinvenendo forte anche Barazzuol, Mattia Zontini, c'è davanti anche Spagnolo, quindi diciamo che l'atleta Francesco Nicolardi, che era il primo che era uscito dalla zona cambio dopo il nuoto, ha dovrà fare molta fatica per cercare almeno di tenere le ruote di questi atleti che sono comunque avvantaggiati nella frazione di mountain bike. Dicevo, i sentieri sono stati completamente rimessi in ordine dopo l'uragano Vaia, che ha colpito tutta la zona dell'Alpe Cimbre, non solo, anche l'altopiano di Asiago, quindi veramente un grande lavoro da parte dei 33 Trentini Triathlon. Con la main offer dietro vediamo che Matilde Bolzan ha recuperato tantissimo, quindi un'ottima prestazione in bike per Matilde Bolzan, che appunto, lo ricordiamo, atleta che alterna il ciclocross con la mountain bike, è nata proprio dalla mountain bike ed è poi approdata al triathlon. Marta Menditto in questo momento in terza posizione, quindi questa è la situazione assoluta per quanto riguarda la gara delle donne. Intanto il sole non si è nascosto in questo momento qui a Lavarone, qui vediamo impegnata anche Monica Rabanser, che ha preso Sara Tavecchio, quindi c'è una bella lotta anche per quanto riguarda le posizioni di rincalzo. Arriviamo però in zona cambio in T2 con Riccardo Ridolfi, che ha preso tutti, aveva 2 minuti di gap nei confronti di tutti gli altri dall'uscita dal nuoto, un grande recupero in bicicletta, e ora per gli ultimi 7 chilometri di corsa trail molto molto dura, con parecchio dislivello, sono 2 giri da 3,5 chilometri. In seconda posizione cambia Tommaso Gatti, un altro atleta un po' sfortunato perché non è arrivato al meglio a questo campionato italiano, un po' sofferente, lo vediamo in faccia Gatti in questa primo giro della frazione run di 3,5 chilometri. Dietro si scatena l'inseguimento, perché appunto vediamo che saranno parecchi gli atleti che possono ancora giocarsi le posizioni di rincalzo dietro appunto a Riccardo Ridolfi. Questo è Spagnolo che sta andando molto molto bene, lo ricordiamo, Spagnolo tra l'altro è anche un atleta junior, oltre al titolo assoluto si assegnano anche i titoli juniores, quindi sarà veramente interessante capire poi quello che andrà a succedere per quanto riguarda la classifica juniores. Questi passaggi degli atleti con appunto questi 3,5 chilometri run da ripetere 2 volte, importante anche bere perché comunque la giornata fresca e ideale per fare triathlon, è stata comunque una giornata anche abbastanza calda per il periodo. Intanto vediamo i grandi protagonisti anche per quanto riguarda gli atleti master, che lo ricordiamo vanno sia per l'assoluta sia per le classifiche di categoria. Davanti appunto andiamo un po' a dire com'è la situazione, abbiamo Riccardo Ridolfi che comunque ha un vantaggio da gestire superiore a 2 minuti, dietro Filippo Galli della Pool Cantù all'inseguimento, quindi Lorenzo Spagnolo, l'abbiamo visto, sta andando molto molto bene ed è insieme a Filippo Barazzuol e a Mattia Zontini. Bellissimi gli scorci attraversati dal percorso run di questo campionato italiano di triathlon cross, con tutti gli atleti master appunto impegnati. Sandra Meinhofer, eccola qua al cambio, ha un piccolo margine da gestire nei confronti di Marta Menditto, la vediamo adesso. Per dovere di cronaca andremo a dire che la Bolzan era al comando della frazione bike, ma quasi alla fine del percorso bike, a 20 km, quindi a soli 6 km da Lavarone, ha sbagliato percorso, quindi è completamente fuori gara. Ovviamente la vedremo ora la zona cambio, ma verrà poi squalificata. Sara Tavecchio in terza posizione, ma c'è Monica Rabanser che la tallona lì vicino, quindi sarà una bella lotta non solo per il titolo assoluto femminile, ma anche e soprattutto per il
titolo per le altre posizioni in classifica. Tatiana Sammartino in questo momento è in quinta posizione. Eccolo qui la main offer con, in salita con Marta Bendito, che fa veramente fatica in questo tratto, non riesce a tenere il ritmo di Sandra Meinhofer, tra l'altro caduta, avrà bisogno anche di punti poi in ospedale, ma che è riuscita veramente a, in giornata di grazia, a, ad avere una prestazione eccellente. La Tavecchio in terza posizione in questo tratto in salita, la vediamo la sua grandissima esperienza, anche lei di entrata da pochissimo alle corse, lei che ormai fa l'organizzatrice, fa anche la formatrice di una squadra di ragazzini, ma dietro Monica Rabanser la tallona da vicino. Intanto i preparativi anche per gli arrivi appunto in, al lago, al Lido Marzari, lo vediamo intanto. Vediamo appunto Tridolfi che sta arrivando appunto in pompa magna, perché insomma 2 minuti e mezzo di vantaggio, tanta roba, e vince la sua prima gara di triathlon cross, un campionato italiano. Quindi bravissimo Riccardo Ridolfi, TD Rimini, non ci crede neanche lui, giornata di grazia per lui, 1:56:02. Dobbiamo attendere appunto 2:33 per vedere il secondo assoluto, che intanto Ridolfi appunto non ci crede, prima gara, prima vittoria in carriera per lui appunto nel triathlon, anche lui viene dal mountain bike. In seconda posizione assoluta Filippo Galli del Pulcantù 1999, bravissimo anche Filippo Galli. In terza posizione Lorenzo Spagnolo, il giovanissimo juniores del T41, che va a vincere anche il titolo italiano juniores, quindi terzo posto assoluto per lui. Questo è un ragazzo che sicuramente farà buone cose anche nel proseguo, perché era la sua seconda gara sulla distanza appunto olimpica del triathlon cross. Spagnolo in terza posizione. In quarta posizione assoluta abbiamo Filippo Barazzuol della Grand Bike Triathlon, con un distacco di 4:26. Lo vediamo, eccolo qui arrivare. Gli atleti tutti molto provati, perché comunque il percorso di Lavarone è stato uno dei più duri dell'anno. In quinta posizione Mattia Zontini, quindi vediamo Andrea Zanenga, quindi eccolo qua Zontini all'arrivo, segue, andiamo a dire la top 10, Andrea Zanenga, quindi Fausto Fognini in settima posizione, Tommaso Gatti in ottava, Tommaso Gatti che dopo un'ottima prima e seconda frazione è proprio crollato nell'ultima frazione di run di 7 chilometri. E nona posizione abbiamo Carlo Gattavecchia per veramente un amplen del Pool Cantù, che piazza ben 5 atleti nelle prime 10 posizioni. Eccolo qui l'arrivo anche sofferente di Tommaso Gatti. Gattavecchia arriverà con un ritardo di 9:38. In decima posizione chiude la top 10 Francesco Nicolardi. Nicolardi, grande protagonista della prima frazione di swim, di nuoto, e poi decimo assoluto all'arrivo. Eccolo qui Nicolardi. Andiamo a vedere cosa succede per quanto riguarda la gara donne, con poi tutti i delegati tecnici della FITRI all'attesa, Riccardo Giubilei appunto della struttura tecnica della FITRI. Gara donne con tutte le ragazze che si stanno veramente dando da fare per quanto riguarda appunto l'ultima frazione run. Matilde Bolzan che ha chiesto ai giudici di continuare fuori classifica per fare un ottimo allenamento. Qui siamo su Elisa Nardi che al momento si gioca la sesta posizione assoluta, lo ricordiamo, le atlete corrono tutte insieme, mentre Sandra Meinhofer, eccola qui, è al comando già del secondo giro per quanto riguarda appunto la gara assoluta donne. Marta Menditto all'inseguimento, ha un ritardo di ormai superiore ai 2 minuti, quindi la corsa della Meinhofer è stata veramente una corsa devastante per la Menditto, che non è riuscita a tenere il ritmo della giovane altoatesina della Grand Bike. Un saluto anche a Viola Giglioli, atleta che fa anche lei il ciclocross durante l'inverno. Lattavecchio si gioca invece il podio con Monica Rabansere. Intanto l'arrivo di Sandra Meinhofer. Sandra Meinhofer che vince anche lei, un po' incredula, questo titolo italiano. Secondo noi invece era insomma una delle papabili. Quindi bravissima anche Sandra Meinhofer della Grand Bike Triathlon, che chiude in 2:20:32.
sua il titolo italiano e lei la campionessa d'Italia 2019. Dobbiamo attendere appunto 2 minuti e 58 per la seconda assoluta. Eccola qua, Marta Menditto, sai, frecce bianche, Marta Menditto, anche lei bravissima, una delle grandi protagoniste della stagione internazionale. Marta Menditto sorridente chiude in seconda posizione ed è una lotta invece per la terza piazza. La spunta Monica Rabanser della Tri Alto Adige in 2 ore 28 e 25 a 7 minuti e 54 di appunto ritardo nei confronti di Sandra Meinhofer. Segue Sara Tavecchio in quarta posizione e quindi Tatiana Sammartano in quinta, Elisa Nardi in sesta, Silvia Guerini in settima, Dorotea Giglioli in ottava, in nona Emanuela Zaeta, in decima Monica Casella. Questa invece è Alexia Bisol, la prima delle donne juniores. Le medaglie della FITRI per tutti, li ricordiamo, maglia invece per il campione italiano assoluto juniores che è Lorenzo Spagnolo, maglia anche per Alexia Bisol, prima donna juniores, e il sorriso invece di Riccardo Ridolfi e di Sandra Meinhofer. Da Lavarone è tutto, un saluto da Ilenia Lazzaro. Bene rientrati amici di Screccia, intanto chiudiamo la parentesi del triathlon, è stato qualcosa di eccezionale, il posto, vabbè, lo abbiamo capito. Insomma, che sensazione hai avuto tu, eri spiker? Beh, io ho una gara che conosco molto molto bene, e, insomma un bel percorso dove conto ancora il mountain bike, dove ha vinto comunque un ragazzo che viene dal mountain bike, sì. Quindi non è un triatleta ma è un biker che ha cominciato a fare triathlon. E che potrebbe, è una disciplina che sta crescendo tantissimo perché molti ragazzi e ragazze, certo, che sono stanchi di andare solo in bicicletta si approcciano e trovano delle grandissime soddisfazioni, e la porta della nazionale è ancora aperta per tantissimi, sì, ragazzi. Vedi Mathilde Bolzan, sì, che è un faro ormai della nazionale di triathlon, certo, cross, quindi noi li mettiamo in onda volentieri perché spero magari che delle ragazze che in questo, certo, momento vogliono smettere di correre dicono, no, magari no, provo il triathlon. Vuoi che ti dica la mia sensazione da, dimmi, profano, perché tu sai benissimo che io di ciclismo non ci capisco niente, ma almeno lo confesso. Ma tu devi dirmi quali sono state le tue sensazioni? Quali sono state le tue sensazioni? Ebbene, se me lo chiedi così, cara Ilenia, ho visto intanto che c'è poca tensione. È vero che sono quelli che, insomma, fanno una gesta, insomma, beh, insomma, la gara nuoto, sempre da 2 ore e mezza. Bicicletta, e poi dopo, quindi lo sforzo fisico c'è. Però poca tensione, visto che poi mangiavano una pizza insieme, un panino, era una bella carrozzata di famiglia, quelle che cose che piacciono a me, pur essendoci grande competitività. Ma guarda, il discorso del triathlon è molto bello, perché è un po' come il mountain bike, il mondo off-road, che purtroppo questo pacchetto non si può in questo momento spostare su strada, e questo è il limite del ciclismo su strada. Lo penso anch'io. Dove in una stessa gara praticamente partecipano dai juniores, sì, in questo caso, fino a
quello che ha 70 anni. È una cosa, quindi, diversa. È come il mountain bike, la stessa identica cosa. Quindi è normale che tu hai più aggregazione che non la gara singola dove partono 60 persone e ci sono sempre i genitori e basta, perché poi parliamo chiaro. Certo. Quante volte abbiamo detto che questo format che deve cambiare un attimo, eccetera. Quindi diciamo che è da pill. Poi è divertente perché per allenarti, almeno insomma per fare una gara dignitosa, non dico per primeggiare, non è che devi fare 4 allenamenti al giorno, cioè un amatore può alternarli, quindi non ti annoi mai praticamente. Allora io manderei, visto che hai parlato di amatori, a Pista Bassano, una breve clip di 3 minuti, lo facciamo più che altro, amici ascoltatori e televisionari come me, per dare una mano a questa pista che, ricordiamolo, l'anello dei mondiali più belli veramente che possiamo ricordarci, un velodromo che è un miracolo architettonico. Lo facciamo soltanto perché queste luci, grazie anche agli amatori, ogni tanto si accendono e i riflettori possiamo puntarli su questo velodromo che, credetemi, è ancora oggi nell'avanguardia architettonica veramente più bello che c'è al mondo. Quindi, e poi dopo di seguito una bella cartolina di Christian Bon con la presentazione del Giro del Friuli e Venezia Giulia, quindi Under 23, e poi torniamo e chiudiamo anche con la nostra gentile ospite Alessandra Cappellotto.
parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Una regione, quattro tappe, oltre 500 chilometri, 6.500 metri di dislivello complessivo, 35 formazioni provenienti da tutto il mondo. Giunto alla sua 55esima edizione, il Giro Ciclistico Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia per Under 23 ed Elite si conferma nel 2019 come una corsa stuzzicante, coinvolgente, ricca di fascino e tecnicamente impegnativa. Una corsa che può essere vinta solo da corridori completi, tenaci e veloci, abili in salita e in discesa, sorretti da una squadra solida. La Libertas Ceresetto Pratic Danieli, il sodalizio friulano che ha deciso l'anno scorso di rilanciare la storica corsa, pensando all'edizione del 2019, ha voluto alzare l'asticella della qualità del giro. Dal 4 al 7 settembre 176 corridori saranno in Friuli Venezia Giulia per provare l'ebbrezza di vincere una delle corse più ricche di storia del panorama ciclistico internazionale Under 23 e per succedere nell'Albo d'Oro a Tadej Pogačar, vincitore del 2018 e oggi già protagonista tra i pro del World Tour, capace di conquistare l'Algarve e la California. Scorrendo l'Albo d'Oro del Giro del Friuli Venezia Giulia, sin dai nomi epici di Giovanni De Franceschi, trionfatore della prima edizione nel 1962, all'indimenticabile Felice Gimondi, vincitore nel 1963, passando per i campioni del mondo Marino Basso, Claudio Corti e i fenomeni Claudio Chiappucci e Gilberto Simoni. È doveroso sottolineare che poche corse come questa sono in grado di mettere in risalto i giovani più competitivi. Il vincitore della prima tappa del 2018, Alberto Dainese, si è da pochi giorni laureato campione d'Europa Under 23. Il re del Matajur 2018, Einar Rubio, è tra i giovani scalatori più apprezzati del panorama ciclistico mondiale, protagonista anche al Tour dell'Avenir. George Zimmermann, dominatore della volata di Gorizia, nell'ultima tappa del 2018, è ora professionista con la CCC e si è messo in luce soprattutto al Giro d'Austria, dove ha conquistato la maglia di miglior giovane. Bastano questi dettagli per comprendere l'importanza del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia. Fare bene in questa corsa significa aprirsi le porte verso l'Olimpo del World Tour e a settembre la competizione sarà serrata di altissimo livello. Per condensare in un solo pensiero tutto quello che è il Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, è giusto parlare di spettacolo puro. Dal 4 al 7 settembre 2019, la 55esima edizione. Thank you.
questo punto vi aspettiamo tutti alla Top Dolomite il 7-8 settembre. Ben rientrati amici di Scratch. Bene, concludiamo queste due cose. Abbiamo parlato di amatori e anche qua c'è tanta cultura e retrocultura. Parlo proprio con te che stai facendo un po' una battaglia, Alessandra, perché alla fine, perdonami, sì, il metro e mezzo da mettersi sulle macchine e il fatto che la polizia ti possa dare la multa, ragazzi, non, cioè, il buon senso, anche senza quel metro e mezzo, uno deve avercelo. Ma credo che dobbiamo cominciare ad avere un altro tipo di dialogo con la società moderna. Cioè, il metro e mezzo non serve l'etichetta se non cambiamo noi altri, nel senso di testa. Il ciclista per la sua maniera, l'automobilista anche per la sua maniera, e avere una vita che sia quanto più rispettosa reciprocamente. Certo, basterebbe il buon senso, però non tutti ce l'hanno. E al giorno d'oggi si vedono ancora automobilisti che hanno solo fretta per andare a casa a mangiare dal lavoro, per andare al lavoro perché sono in ritardo, e se vedono ciclisti per strada... Se noi domani mattina diciamo che quel tipo di prodotto che mangiamo, nel latte, fai conto, è un paragone, crea 5.000 morti l'anno, io credo che viene giù il mondo. Eppure i morti in bicicletta sono ancora qualcosa che non si sente. E vuol dire una cittadina che scompare tutti gli anni per la nostra indifferenza. Perché io sono stanco di dire quello è il pirata, la sedia elettrica oppure no. Cioè, facciamo qualcosa, come dicono in America, bisogna fare qualcosa. Ma mi viene in mente... Il metro e mezzo per noi è veramente qualcosa di importante, di indispensabile, che vengano affissi questi cartelli del metro e mezzo, che esistono dappertutto, in tantissimi paesi d'Europa. La Spagna ha veramente azzerato i morti sulle strade grazie a questi cartelli che ci sono dappertutto, con scritto attenzione ciclisti, e mantenere le distanze. Ma siamo noi italiani che ci piace fare... Siamo noi in ritardo, ma speriamo che con tutti questi appelli che vengono da noi, da voi, con tutti gli amici che ci aiutano, speriamo di riuscire ad ottenere questo. Ecco, cosa si può per migliorare a livello anche assistenziale, anche a livello di tutele, il ciclismo su strada? Parliamo quello che poi dopo sono coloro che usano le strade, quindi vorrei che andassero anche in sicurezza, no? Però per quanto riguarda un minimo salariale, tu prima mi hai detto una cosa, sì, che è interessante, ci sarà una discussione, ma non tutte le squadre sono uguali. Io vorrei che le ragazze che stessero male parlassero tranquillamente, che dicessero le cose che non vanno, ma come si faceva negli anni 60, c'era l'autocoscienza, no? Per poter migliorare tutti. Noi siamo apertissime, le ragazze contattano sempre l'associazione, contattano me per parlare dei problemi, se ce ne sono. E la federazione, non dimentichiamo che ha un numero, un team certo, di persone esterne, le ragazze possono chiamare, possono scrivere, tutto rimane riservato, ma per adesso non ci sono ti posso fare una domanda? Segnalazioni. Non ti è mai capitato una ragazza che ti dico questa cosa ma tientela per te? Ma tutte le ragazze dicono, ti dico una cosa, la privacy è qualcosa per noi di importantissimo. Ma al di là della privacy, cioè... No, i problemi che ci sono nell'ambiente del ciclismo, cioè nell'ambiente femminile, vengono sviscerati, e se ci sono problemi nei team, andiamo dai team, parliamo con i team manager, con i direttori sportivi, cioè, parliamo con il CIAI, con la federazione, certo. Quindi le ragazze sono assolutamente tutelate. Quando correvi tu, e anche quando correvi tu, non stavi mica a fare la sboronata, sei tanto più giovane, era un po' diverso. Ma anche adesso non so, vorrei sentire anche Ilenia cosa dice rispetto alla sua esperienza. Era diverso Ilenia? Allora, non era diverso, perché io ricordo che noi abbiamo fatto il primo sciopero per la mancanza di sicurezza, c'ero anch'io, c'era la Bronzini, eravamo in prima fila, c'era la Katia Longhin che ha perso il contratto con la squadra quel giorno lì, perché abbiamo deciso di non partire. Non era diverso. Ahimè, vedo che i problemi che c'erano 15 anni fa ci sono anche adesso. Diciamo che
le ragazze che comunque hanno carattere di leadership c'erano 20 anni fa, c'erano 15 anni fa e ci sono anche adesso, che sono anche quelle che magari si espongono un po' per le altre. Poi ci sono tutta una serie di ragazze che per tutta una serie di varie problematiche magari resta senza squadra, resta zitta e i problemi ci sono ancora. Non è facile, ma non è solo nel ciclismo, in tutti gli sport. Tutto, ma anche nel mondo sociale. Perché poi lo sport, a mio avviso, è il riflesso della società. E ancora, che se ne dica, viviamo in una società dove quando una prende 10 kg, e lo dico proprio prendendomi la mia responsabilità, quando io ero incinta e poi ci ho messo 10 mesi a perdere 10 kg, qualcuno sui social ha avuto anche coraggio di prendermi in giro perché ero grassa. E questo succede. Come ha detto Alessandra, quando a un maschio gli dici una cosa del genere, il maschio la maggior parte delle volte ti manda a quel paese. Una ragazza magari somatizza, sta zitta ed è quello il danno. Ma questo in tutti gli sport. Certo. Anche se io ho notato, almeno questo è il mio modo di pensare, che si è fatto tanto da questo punto di vista. Tu lo sai, io lavoro con i nutrizionisti, certo, praticamente da 15 anni ormai per lavoro. Si è fatto molto da questo punto di vista, perché quando correvamo noi, chi è che aveva un nutrizionista? Pochissimi, cioè non andava neanche di moda avere un nutrizionista, piuttosto che non esisteva. Adesso quasi tutte le top rider, le cicliste insomma di un certo livello sono seguite dai professionisti innanzitutto. Poi anche la conformazione fisica è cambiata, perché se una volta c'erano degli estremi allucinanti, quelle che andavano in pista erano tutte così, quelle che facevano le corse a tappe erano tutte così. Adesso andiamo a vedere, anche a valutare un po' i fisici, sono degli atlete. È vero, il problema che dice lei c'è moltissimo nelle categorie juniores e in quelle che puntano alle corse a tappe, ma quelle che vanno forte nelle gare di un giorno sono delle atlete che hanno le gambe che spingono, cioè non sono più le scheletriche, sono delle atlete forti, delle atlete a 360 gradi, che se tu le prendi le fai fare mountain bike piuttosto che gli fai fare un altro sport, vanno forte anche lì. Un po' come eri te. Vanno forte anche lì. Un po' come ero io, ma riagganciandomi a questo discorso, la mia provocazione che riguardava le categorie minori, le categorie juniores, mentre una donna elite, una ragazza elite, un atleta elite è consapevole e riesce ad avere i migliori professionisti vicino a lei per ottenere i migliori risultati, non si può pensare che la stessa cosa si possa fare con una ragazzina di 16 anni, 16-17 anni. Questo è un problema. Anche perché non si può pensare appunto che quel famoso campionato del mondo juniores sia l'arrivo e l'obiettivo di tutta la carriera. Ecco, c'è ben molto e ben oltre quello. Questa credo che sia la notizia di questa serata che è venuta fuori, non perché non bisogna farli partecipare, per la carità di Dio, gli togli un obiettivo ed è anche, credo, più che legittimo poter andare a gareggiare da junior un campionato del mondo, ci mancherebbe altro. Però questa provocazione era proprio questo. Facciamole partecipare nel giusto modo però, non che come accade, come ci sono purtroppo anche ragazze adesso che hanno sì vinto nelle categorie minori e adesso a 20 anni stanno già pensando di smettere di correre. Io posso farvi una confidenza, mi assumo come al solito la responsabilità, tra tutti gli sport, nelle varie federazioni, io credo che il ciclismo debba imparare a cambiare registro, nel senso che le donne sono, secondo il mio punto di vista, materia importante, non vi offendete, da proporre a livello federale, a livello anche dirigenziale, e credo che debba fare un passo indietro, nel senso di, oppure un passo avanti, essere meno maschilista la federazione, perché io vedo poche donne, sì c'è Laisetti, ci sei te, però nelle cariche importanti ne vedo ancora poche, vedo poche donne che possono decidere di andare a fare delle cose importanti a livello manageriale per lo stesso identico motivo. Questo secondo me bisognerebbe portare a casa come risultato più donne. Secondo me non è la federazione essere maschilista, soprattutto la ciclistica, non lo è. È maschilista l'ambiente, nel senso che l'ambiente, il ciclismo su strada è ancora impregnato di direttori sportivi maschi. Uomini, sai cos'è? Hai mai visto un direttore sportivo di una squadra di professionisti donna? Hai mai visto quanti uffici stampa donne ci sono nelle squadre dei professionisti? Giusto, però facciamo delle domande. Ho detto paragonare ad altri sport, perché il calcio, che ultimamente a me sta un po'
sulle scatole, ha esordito una donna arbitro in una partita di Premier League, cioè voglio dire, non... Sì, allora se abbiamo anche delle manager di aziende che sponsorizzano, certo, sono nel donne. Nel ciclismo si fa un po' più fatica, è vero che ci sono dei giudici donne internazionali, ma io parlo di sentiment, quelli che devono un po' avere la governance, mettere anche a capo delle donne, perché le donne hanno, secondo il mio punto di vista, delle sensibilità diverse rispetto agli uomini. Ma secondo me ci stiamo arrivando, e la federazione è molto attenta a questo, e la nostra vicepresidente Daniela Lisetti lo dimostra. Certo. Una vicepresidente donna. Penso che vent'anni fa una vicepresidente donna era impensabile. Sì. Una presidentessa donna impossibile? Mai sai. Magari. No, ma che sia capace, poi dopo, piano. Beh, ovvio, però sarebbe sicuramente un messaggio forte. Importante. Forte. Perché tu, come io voglio dire, come mamma, cosa vorresti? Le piste ciclabili, no? Le piste ciclabili. Ma vere, non quelle smaltate. Sì. In Italia. E è sempre più difficile che i genitori mandino i bambini su strada per questo motivo. Io faccio sempre un appello a tutti quanti i comuni, coloro che si vestono nelle parti, abbiamo organizzato questo evento, siamo bravi perché abbiamo, grazie all'assessore tale e quale, show eccetera, ma perché i comuni non si doterebbero mai, qualsiasi sindaco, anche il più di un piccolo ciclodromo che va bene anche per il pattinaggio a rotelle, che ci sono tra zone che sono veramente oramai abbandonate. Perché non avete questa sensibilità, dico, di andare nei vostri territori, come i Cheyenne, andate a vedere i vostri territori, no? E dite, ricaviamo sti cacchio di 2-3 chilometri che non rompano le balle a nessuno e che tutti possono essere padroni, no? Creare questa grande comunità delle due ruote, dove ognuno mette del suo, il capannoncino, la bibita. Spero che l'avremo prossimamente, poi lasciamo parlare Alessandra, al Parco Nord a Milano, e da ticipista con la Laura Magni, che saluto, hanno creato questo anello su un tratto che è stato bonificato, è vero, non è agibile tutto l'anno, perché quando piove purtroppo è lo scolo di Milano, però lì veramente, mi diceva la Laura, che sono partiti con 20 persone che giravano, adesso hanno addirittura gli orari perché si fanno le garette fra di loro, la gente va a allenarsi, assolutamente. Di comunità, Alessandra. Potrebbe anche essere questo in un progetto, anche in un programma futuro. Ma la cosa bella che stiamo facendo, un'altra iniziativa bella, è quella, sempre come ACPI, con la nostra associazione, di andare dai sindaci, e ce ne sono molti di sensibili, per iniziare a fare affiggere appunto i cartelli strada frequentata da ciclisti e prestare anche attenzione. Questa è già una cosa che stiamo facendo, speriamo che il prossimo comune ma sia... Ma non perché tu sia qua, io lo so che tu ci stai facendo un mazzo tanto, sì. E mi dispiace anche per quelli che sono i detrattori, no? Quelli che non capiscono che qualcuno possa fare qualcosa perché insomma c'è la passione, e la passione non è una questione di denaro, e questi qua sono proprio sterili, è gente che non capisce un cazzo, però... Ma non solo la passione, è questione di ciclismo, è questione di civiltà, è questione di dovere morale, di dovere morale, di anche avere un occhio di attenzione per la salute, per esempio. E questi piccoli anelli, anche di 2 chilometri, 3 chilometri, potrebbero essere veramente usufruiti da chiunque, da chi va a correre, da chi va in bici, come abbiamo detto, ma da tantissime, dalla mamma col passeggino che va a ricercare la forma di cui parlava anche Elena prima. Zone con green la bike, mi piacciamo tutte quante con l'inglese. Zone verdi adatte per il ciclismo e non solo. Per pattinaggio, per poi fare tante cose. Beh, insomma, io vi auguro tanto buon lavoro anche a te, cara la mia... cappellotto Alessandra, che sei una donna meravigliosa e oltretutto anche un'organizzatrice, perché il 22 di settembre parliamo di tua sorella. Il 22 settembre sì, ricorderemo ancora Valeria nella gara a Sarcedo. Quest'anno sarà giornata rosa e quindi inizieremo già alle 9:30 del mattino con le gare delle bambine esordienti, poi le allieve sempre in mattinata e per finire nel pomeriggio la gara clou, la gara open riservata alle categorie juniores ed elite. Citiamo anche chi è che organizza, perché poi si offende. Certo, organizza il bravissimo Federico Zattera, che è del team Breganze femminile. E quindi tutti a Salcedo il 22. Il 22, domenica 22 di settembre. Tu ci sarai? Ma potrei anche esserci. Se mi invitano ci vado anch'io, eh.
Ma se non mi invitano sarò a casa reietto, e cosa devo fare? Sei invitato da un anno a questa parte. Alessandra, diamo l'appuntamento anche con voi, ma ricordiamo che settimana prossima saremo a Madonna di Campiglio per la Top Dolomites, e quindi una puntata dedicata tutta loro per questa mitica Gran Fondo. Insomma, stanno lavorando tanto tutti quanti, sia ad Alberto L'Aurora che a Giovanni Danieli, si stanno veramente smazzando molto, speriamo sia un grande successo, noi ci saremo per raccontarvelo, e quindi settimana prossima sarà una scenografia completamente diversa da questa, ma saremo on the road, e quindi, cara Ilenia, io ti ci vediamo fra due settimane. Ci vediamo fra due settimane, ti ringrazio Ilenia per voi. Essere stata con noi, e grazie anche a te Alessandra. Sai che questa casa, quando viene, noi ci sorride il cuore, perché porti bellezza e gentilezza, e noi di questo te ne siamo grati. Grazie, ci vediamo il 22 a Sarcedo. Assolutamente, a settimana prossima con la Top Dolomites. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del digitale terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.